Salve a tutti e a tutte. L'attività conclusiva del percorso PCTO Impara a Intraprendere prevede la compilazione di un business plan o progetto di impresa. La prima operazione da fare è pertanto scaricare il modello contenuto nel file Word progetto nome gruppo. Dopodiché vi suggerisco di leggere attentamente le indicazioni operative per la compilazione del business plan che trovate nel file Word di Google Doc. Qui troverete alcune indicazioni operative per coordinare al meglio le attività che dovrete svolgere nella stesura del business plan. Si tratta di suggerimenti pratici fondati su tre criteri. Innanzitutto il lavoro di squadra. La compilazione del business plan è un lavoro di squadra, per cui è fondamentale la distribuzione dei compiti e la suddivisione del gruppo per sottogruppi, per cui tutti devono contribuire alla stesura del progetto in maniera equa e il più possibile conforme alle proprie potenzialità e capacità. Il secondo criterio fondamentale è la calendarizzazione delle attività. Tradotto in parole povere, bisogna darsi delle scadenze precise per la consegna dei materiali. Fondamentale in questo sarà la riunione operativa che vi suggerisco di fare in videoconferenza. Il terzo criterio, direi forse il più importante, è il coordinamento delle attività. In questo è fondamentale la scelta di un responsabile, che è obbligatoria. Il responsabile fissa il calendario della prima riunione in videoconferenza e propone le date per la consegna dei materiali e per la rielaborazione finale del progetto. I componenti di ciascuno dei sottogruppi in cui avrete diviso la vostra squadra dovranno compilare la sezione del progetto che è stata loro assegnata dopo aver esaminato i seguenti materiali che ho allegato alla consegna del lavoro. Prima di tutto, il video tutorial del formatore Michele Barchiesi. Non guardate tutto il video, ma soltanto le parti che vi interessano. Poi date un'occhiata al file Word suggerimenti in cui ho provato a compilare il progetto d'impresa inserendo alcuni suggerimenti su applicazioni che potrebbero servirvi, per esempio per la realizzazione del logo. Infine, durante la compilazione della parte del business plan che vi è stata assegnata, attenetevi ai tre modelli che ho allegato al post della consegna. Prima di tutto date un'occhiata al modello di business plan elaborato dalla terza DSA dell'anno scorso, modello Business Plan Excel. Poi a seguire i due modelli di business plan basati su attività di piccola impresa. Una volta completata la stesura del progetto, dovrete nominare il file con il nome della vostra impresa, per esempio progetto _ nome abbreviato dell'impresa, e inviarlo per mail in allegato alla mail alla sottoscritta, specificando nel testo della mail i nomi dei componenti del gruppo. Last but not least, take it easy and most of all...